All'epoca Idrusa era nome di donna, non d'ostello. Nome antico. Era cresciuta fra le barche del porto e i cespugli della macchia appena fuori il paese. Come negli affreschi delle cripte bizantine, dal buio apparivano particolari schegge di visioni ed erano dorate, promettenti, preziose. Ma la scena intera era negata. Negati i personaggi della rappresentazione. Sì, come un galletto di marzo che all'improvviso appare nella nuova stagione con la sua livrea stravagante. Le si parò dinanzi il forestiero e si stupì Idrusa, come un migratore che staziona per breve tempo dalle nostre parti, parve alla donna. Irresistibile e pieno di fascino il suo apparire nei pensieri della giovane e scontenta Idrusa. Scalava l'albero della vita Idrusa ed ogni sua ramificazione, ora per tamponare una ferita, ora per chiudere gli occhi a un trantino a cui il coraggio non aveva impedito di perdere la vita, ora per addormentare un bambino disperato. Intrecciava i suoi passi con le storie bibliche e nella fantasia smarrita sovrapponeva le facce nemiche alle bestie mitologiche nel mosaico lì rappresentate. La notte poi, quando taceva la battaglia, le sembrava di sentire gli urli dei tanti otrantini colpiti a morte, gli urli dei turchi e i sospiri e i bisbigli delle donne le parevano quelli del giudizio universale. Mi piace, Idrusa, quando tu lavori in silenzio, attenta a vigilare il filo perché non si ingarbugli in inutili o insolubili nodi.